Buongiorno, eccoci di nuovo insieme a fare un lavoretto. Vi spiego un po' di cose. Questo è un piatto antico, è un po' sciupato e voglio fare un paesaggio marino perché voglio ridargli un'altra nuova vita e di conseguenza praticamente metterlo nella mia casa del mare. Voglio lavorare con voi e vi farò vedere con le bombolette spray e con le dine. Praticamente mi sono fatta semplicemente, come vedete, in un piattino di carta, una dima e una foglia di fico d'India, perché nel mio piatto ci sarà un cielo, una terra e un ramo di fico d'India e qualche fiore, niente di più. Queste sono le famose dime, che non fate altro che disegnarvi la foglia o il fiore che vi interessa, lo intagliate, poi lo mascherate e come vi farò vedere io. Bene, allora andiamo a lavorare, cercando di farvi vedere cosa vado facendo veramente. Allora, prendo il colore, la bomboletta, lavoriamo con le bombolette spray acriliche. Quindi prendo la bomboletta spray, vediamo un po', mi sposto da questa parte così mi vedete meglio, si vede bene, e vado semplicemente a spruzzarmi. Il mio cielo. Mettete la mascherina voi, io sto facendo di fretta quindi non l'ho messa, ma voi mettetela. Ora andiamo a farci la nostra terra. Prendo il mio verde, nuvoletta verde, mi metto la manina davanti così e vado a spruzzarmi il mio verde. Ne faccio poco perché poi mi servirà un'altra base che andrò a inglobare con il giallo. Ed ecco, siamo arrivati già a questo step, che già è bello. Vedete che come dà l'idea del sole, l'idea del mare, l'idea appunto dei colori estivi. Ecco, a questo punto, un attimino solo, andiamo a iniziare il nostro lavoro con le dime, come vi ho detto. Faccio in modo che voi mi vediate bene. Allora inizio con la prima foglia. Eccola, la vedete? E poi andando una volta a destra e una volta a sinistra, inglobo le famose foglie di fico d'India. Si vedono poco perché abbiamo lavorato verde su verde e ora facciamo una più in alto, andiamo a riprendercene con il giallo, bomboletta spray, gli diamo il colpo di luce con un pochino di giallo. Andiamo a delinearci la nostra foglia. Stiamo lavorando con la tecnica mista, acrilici a spruzzo e acrilici acrilici in bombolette e acrilici nei vasetti. Ecco.
questo punto il nostro bel ramo di fico d'India è delineato. Ora andiamo a farci un po' di fruttini così lo vediamo meglio. Prendere l'arancio e praticamente pennello piatto in giù, in giù. Come sto facendo io, mi vengono i fruttini. Ed eccoci a questo step con il nostro bel fico d'India. Ora, così vedete bene, qui così facciamo un po' d'erba in modo da mettere qualche fiore e terminare il nostro lavoro. Vediamo un pochino se il verde ci accompagna ancora. E ora con un po' di rosso e una dima a forma di fiore vado a farmi qualche papavero. Adesso andiamo a farci il cuore del nostro papavero. Vedete? E stiamo lavorando con le bombolette spray e con le dime. Ora andiamo a prenderci il nero per fare il cuore del nostro papavero. Mettiamo una puntina di nero sui fruttini. Ora prendendo un pennellino più piccolo mettiamo via questo
andiamo a fare le spine del nostro fico d'India. Andiamo a fare qualche puntino nel nostro papavero. Ed ecco il nostro lavoro praticamente finito. Avete visto? Abbiamo lavorato con le bombolette acriliche, abbiamo lavorato con i colori acrilici in barattolo e semplice, e con le dime che io ho fatto praticamente un piattino di carta, ho delineato una foglia di fico. E come mi avete visto, ho fatto sì che diventasse la mia mascherina. È un lavoro semplicissimo, un lavoro di grande effetto. Io qui l'ho fatto molto velocemente per farvi vedere, ma con un po' di pazienza vedrete che belle cose riuscite a fare. E niente, penso che anche questo giro abbiamo fatto delle belle cosine. Se vi piacciono le mie cose, continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca. Grazie per le nuove iscrizioni e ora vado a firmare il mio prodotto. Arrivederci, alla prossima, Cose di Tosca, mi raccomando. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao.